Ciao a tutti, io sono Giorgia e voi siete sul mio canale. Perché ho fatto la vecchia intro che ormai negli ultimi video è stata un pochino cancellata? Perché si torna oggi un po' nel passato. Dal momento che sto per riesumare una delle tipologie di video più adorata sul canale, ovvero quella del trash letterario. Perché la maglietta con l'unicorno e scritto death metal può significare solo trash. E proprio un anno fa, in questo stesso periodo, indossavo la medesima maglietta e vi parlavo del libro precedente a quello di cui stiamo per andare a dire tante cose simpatiche. Innanzitutto, specifico il motivo di questo video, perché si tratta di un video assolutamente speciale che ho voluto registrare in occasione dei 5.000 iscritti sul canale. Adesso in realtà siamo già oltre i 5.100, non so quanti saremo quando pubblicherò questo video, comunque io ci tengo tantissimo, tantissimo a ringraziarvi. Perché l'anno scorso ho girato il trash letterario per i 3.000 iscritti, 3.500, quindi insomma il salto è stato notevole. Come al solito, questi video, questi contenuti, questa community non ci sarebbe se non ci foste voi, non ci sarebbe nulla di interessante se non ci fossero i vostri commenti. Le vostre interessantissime osservazioni, insomma i contributi in generale che portate su questo canale. Quindi, dato che in generale questi sono i video che più amate, che aspettate con ansia, dato che qualcuno proprio qualche giorno fa ha commentato il precedente video dicendo vorrei tanto vedere il seguito, eccomi qui. In realtà, se sono di buzzo buono, potrebbe uscire pure in futuro, neanche troppo lontano da questo, un video trash, un altro video trash. Ma comunque, di cosa stiamo parlando? Oggi parliamo di Paper Kingdom, il seguito di Paper Air, se non ricordo male. Io comunque vi lascio qua sopra, nelle schede, il precedente video. Questo qui è il quinto volume della saga dei Royal, scritta da Erin Watt. Io mi dimentico sempre che sono due, perché faccio due persone a scrivere questa roba, e comunque riescono a fare sempre una ciofecata. Cioè, applauso, applauso. Ci vuole del genio per fare in due quello che farebbe già male una mente sola, ma comunque. Il precedente libro si distaccava dai primi tre che seguivano Ella e la sua storia d'amore con Reed, e ci andiamo a concentrare su Easton Royal. Tra i membri della famiglia Royal, che sono un po' già tutti fuori di testa, devo dire che lui forse è quello con più problemi. Dal momento che la madre si è suicidata quando aveva 14 anni, lui ha sempre avuto problemi, cioè poi rimarca ogni volta che c'è questo disturbo di deficit dell'attenzione, mamma mia, allora sei il peggio psicopatico. E lui risolve in maniera assolutamente matura i suoi problemi, ovvero scopando, bevendo e drogandosi. Perfetto, no? Abbiamo l'esempio della virtù cattolica, signore e signori. Non farò il riassunto di tutti e cinque i libri, anche se ci saranno degli hint all'interno della recensione. Recensione, poi, non esageriamo, che ci riporteranno agli antichi fasti della storia di Ella. Vi basti sapere che se non ci avete voglia, questo è pazzo e nello scorso libro si è fissato con una povera ragazza, la sua preda, Hartley Wright, che guardate un po', non corrisponde al canone di bellezza delle ragazze ricche, tutte fighe che vanno a scuola con lui, ma è una bellezza un po' più semplice, lui se ne innamora perdutamente e per tutta la durata del libro la stalkera, ma proprio pesantemente, del tipo che lei non ci vuole avere niente a che fare, inizialmente non vuole essere manco sua amica, e lui continua, continua, continua. Quindi, cioè, il libro precedente è basato sullo stalking. Cosa succede alla fine? Il dramma. Praticamente noi sappiamo che il padre di Hartley, che è tipo il procuratore distrettuale, prendeva le mazzette per insomma insabbiare i casi. Hartley l'aveva scoperto, lui le aveva addirittura rotto il polso, l'aveva cacciata di casa e mandata in collegio a 14 anni. Quando è tornata a 17, è tornata a Bayview, non mi ricordo mai come si chiama, la cittadina in cui è ambientata la vicenda. Si è trasferita da sola in una catapecchia, si mantiene da sola, ma ha iniziato a frequentare la Astor Park Prep, la scuola dei ricconi che frequentano ovviamente i Royal. Il motivo per cui lei è tornata, di certo non perché ha gran piacere a vedere il padre e la madre che è una sottona, perché c'è una sorella minore, Dylan, che ha 14 anni e che è poverina in una situazione familiare disastrata, perché sto padre è corrotto, violento, sia fisicamente che verbalmente, a livello psicologico, e quindi la ragazzina, oltre che avere questa condizione, ha pure dei problemi personali perché è bipolare. Quindi lo scopo di Hartley era quello di proteggerla.
Il problema qual è? Che alla fine del libro Easton ovviamente si mette di mezzo, era ubriaco, va a casa di Hartley a litigare con il padre di lei, succede un casino, Hartley incazzata piglia la macchina, fa per andarsene di tutta fretta, ma in quel momento prendono la curva anche i due gemelli Royal, perché sono cinque fratelli, Reed, il fidanzato di Ella, Gideon, quello inutile, i due gemelli Sawyer e Sebastian, che non mi ricordo mai chi è chi, e Easton. I due gemelli hanno, tra l'altro, la stessa ragazza, allora, erano in macchina con lei, avevano preso la curva troppo velocemente, pam, insomma, c'è l'incidente che, almeno da quanto sembra, sul finale dell'ultimo libro, sembra mortale, o comunque molto, molto pericoloso. Quindi, insomma, ho fatto il punto della situazione, adesso riprendiamo la storia esattamente dove ci eravamo lasciati. Come procederà questo video, un po' come tutti gli altri del trash letterario. Vi racconto tutta la trama, quindi ovviamente il video è pieno di spoiler, e ogni tanto leggerò qualche succoso e meraviglioso passo che ci permetterà di deliziarci con la prosa di Erin e Vat. Mi è appena venuto che potrebbe essere Erin e Vat la Pianderku. Oltretutto, YouTube adesso, nella fase di monetizzazione del video, permette di specificare il linguaggio utilizzato, quindi se ci sono dei termini volgari. Quindi io adesso sono anche tranquilla, io lo segnalo a YouTube che ci sono delle volgarità in questo video, e tra l'altro non mi demonetizza niente, io glielo dico, sono a posto con la coscienza. Vabbè, insomma, siamo all'ospedale dove si cerca di capire un po' la situazione, punto di vista di Easton che si alternerà con quello di Hartley per tutto il libro. Easton ovviamente ci fa subito presente la ricchezza, l'opulenza, perché sono in un'ala dell'ospedale interamente creata a nome di Maria Royal, che era la madre che si è suicidata. Quindi loro hanno proprio la sezione dedicata a loro, c'è cioè tipo l'ala VIP dell'ospedale, mi fa morire sta cosa. Si parte di botto col dramma. Hartley sembra apparentemente illesa, ovviamente si è presa un bello spavento, come si è visto anche nello scorso libro, mentre invece non mi ricordo chi dei due gemelli, non mi ricordo mai il nome, credo Sawyer, vabbè lo scopriamo dopo che tanto l'ho segnato, sembra in pericolo di vita. E sin da subito Callum, il padre dei Royal, quindi Callo, se la prende con il padre di Hartley e viceversa, insomma si prendono a male parole e il padre di Hartley, che al momento non ricordo come si chiama, non so neanche se viene segnalata questa cosa, vabbè, non ci interessa in realtà, mette subito il ditino nella piaga per una cosa che già si diceva nello scorso libro, ovvero gli dice: ah, ma questi probabilmente non sono neanche i tuoi figli, perché Steve, o Halloran, che è il padre di Ella, se la faceva con tua moglie, e quindi dovresti fare un bel test del DNA, visto che siamo in ospedale. Vabbè, insomma, tua figlia ha fatto un incidente mezzo mortale, te ti interessi solo dei soldi e di fare il cazzone, vabbè. Sembra che stia andando tutto bene, ma a un certo punto, pam, Hartley collassa, cade a terra. E si fa un bel gibollone sulla testa, ovviamente trauma cranico. Cioè questa stava bene fino a mezzo secondo prima, ovviamente c'è l'altro gemello che sembra non essere in pericolo di vita ma è in coma, e lei ovviamente doveva finire più o meno allo stesso modo. Ok, perfetto, è Sebastian, ho controllato sul Kindle, quello messo male, e dicono che abbia un trauma cranico con ematoma al cervello. Ok, va bene. Vabbè, mi ha fatto morire sto passaggio in cui arriva Gideon, dopo Reed, tutti ovviamente preoccupati. Gid rimette in un... non so come pronunciare, se Gid o Gid, vabbè. Gid rimette in un cestino all'angolo della stanza, solo che, a differenza mia, non credo sia ubriaco. Poi si risveglia anche Hartley. Che cosa è successo? Qua ce lo spiegano i medici, io non saprei farlo meglio. Quando l'airbag è esploso, le ha incrinato un paio di costole sul lato sinistro del corpo e le è scoppiato un timpano. In seguito a uno squilibrio vestibolare e a un po' di dispnea, respiro affaticato, in sostanza svenuta e ha battuto forte la testa. Cioè, questi qua in realtà l'avevano controllato, ma non avete visto le costole incrinate, ma tutto a posto. Comunque ha una commozione cerebrale e un leggero trauma cranico. Che cosa significa questo? Che ci stiamo addentrando nella cagata che porta all'avvio del romanzo. Il dottore le domanda: sei qui da 3 giorni, facciamo un gioco, puoi dirmi quanti anni hai? E lei risponde: facile, 14.
Mi sa che c'è qualcosa che non va. Spero non si sente eccessivamente la pioggia. Comunque, la signorina ha perso la memoria. E questo è un espediente del cazzo per permettere alla cara fanciulla di dimenticare tutto lo stalking e le rotture di coglioni subite nei suoi confronti da parte di Easton e quindi farli ovviamente vivere felici e contenti. Ma proseguiamo. C'è questo pezzo meraviglioso, proprio una prosa disarmante, in cui ci sono Elle e Reed che comunicano con lo sguardo. E Easton dice, stanno insieme da più di un anno ormai e i loro pensieri si devono essere sincronizzati o qualcosa del genere. Ovviamente capisco di essere l'argomento della conversazione, anche senza essere stati insieme a nessuno dei due. Ella sta telegrafando che ha paura io perda la testa e mio fratello le sta assicurando che non farò nulla che metterà in imbarazzo la mia famiglia. Che prosa! Oltretutto, dettagli inutili sul fatto che loro sono ricchi, viene detto che tipo tutte le lenzuola sono mega firmate, anche i dottori hanno i camici griffati, cioè, in che senso? Oltretutto, Easton continua a riferirsi a Hartley come se fosse la sua ragazza, ma a me non risulta, soprattutto al finale del libro, che loro stessero insieme, cioè, no, non mi torna qualcosa, sinceramente, c'è un buco, qualcosa che non va. Vabbè, sta di fatto che il medico dice a Hartley che deve fare attenzione con le persone che conosce, cioè almeno che lei non si ricorda di conoscere, e di non farsi raccontare nulla che lei non ricordi, perché queste conversazioni potrebbero alterare i suoi ricordi. Lei ha perso gli ultimi 3 anni di vita, guardate un po', proprio quelli prima di andare in collegio. Vabbè, chi entra nella sua stanza d'ospedale? Felicity, che ricordavo anch'io stento chi fosse, ma è una di quelle riccone antipatiche della loro scuola, che nel libro precedente aveva convinto a Easton a mettersi con lei per immagine, poi è stata scaricata malissimo, quindi adesso li odia tutti, vabbè. Lei inizia a mettere nella testa di Hartley strane idee, tipo che è stata con un tizio che si chiama Kyle Hudson, che è un tizio disgustoso, le dice che stava con lui, ma poi l'ha tradito con Easton Royal, insomma inizia a dire una marea di idiozie. Per fortuna Hartley non è più stupida della media di queste protagoniste, e quindi cioè, ci arriva un attimino che sono tutte idiozie. Ovviamente arriva anche questo Kyle Hudson, a caso, che le dice delle cose orrende, del tipo «Sì, abbiamo scopato, se è questo che ti stai domandando. Ti piace fare sesso orale, non fai che infilarmi le mani nei pantaloni. Non posso portarti fuori in pubblico perché sei una piovra, è imbarazzante. Più di una volta ho dovuto dirti di piantarla». Lei ovviamente non ci crede di essersi imbattuta in Easton Royal perché non ha alcun ricordo di lui, della sua famiglia, se no che sono dei ricconi bellissimi e irraggiungibili. Quindi domanda a Kyle se hanno litigato e lui le risponde «Nah, è solo che sei una troia». E io «Cosa? Cosa?» «È probabile che tu abbia fatto la zoccola con parecchi ragazzi della Astor, ma Felicity mi ha riferito soltanto di Easton». Lei si arrabbia un pochino che il suo presunto ragazzo la chiami zoccola, ma meno male, dai, dei piccoli passi avanti, però vabbè. Poi aggiunge altri dettagli disgustosi del tipo che io volevo vomitare, ovvero non so se avete fatto sesso, ma probabilmente sì, perché tu sei una puttana e quel tipo ha visto più vagine di un ginecologo. Basta solo che respiri nella vostra reazione e voi ragazze cadete ai suoi piedi. Dovresti essere contenta perché ti ho perdonato. Certo, c'è da dire che ti sei fatta perdonare come si deve. Indica il pavimento con 3 dita, veramente facendo, non ho ben capito, facendomi chiaramente capire che per scusarmi non gli ho praticato del sesso orale una sola volta, ma 3. Cioè lei giustamente un po' perplessa gli domanda ma tipo ma perché siamo ancora insieme? E lui dice perché sono un bravo ragazzo e i bravi ragazzi non mollano le anime spezzate come te. Cosa? Indica il letto, quando starei meglio potrei sdebitarti. Che schifo, che orrore, che vomito. Poi inizia la fase autocommiserazione. Non esiste proprio che Easton Royal sia interessato a me. Sono una persona ordinaria, ho dei comunissimi capelli neri, dei comunissimi occhi grigi, ho un comunissimo viso con un naso piccolo e un setto nasale praticamente inesistente. E tanto in tanto mi vengono anche i brufoli. Sono di altezza media, una banalissima seconda di reggiseno. Oh, stellina! Poi parte la mirabolante descrizione di Easton Royal. Io ve le devo leggere queste cose perché sono alta letteratura proprio. Easton Royal ha i capelli così folti e scuri che la sua foto potrebbe trovarsi sulla confezione di una tinta. Ha gli occhi così blu che giuro di aver sentito le onde dell'oceano infrangersi sulla sabbia quando ha sbattuto le palpebre. Perché ovviamente poi loro due si incontrano prima o poi in ospedale e Easton non è che la prenda benissimo che abbia perso la memoria, però gioca a suo favore, devo dire. Cioè, secondo me doveva valutare i pro e i contro, dire ma
fatto lo stalker, mi sono fatto odiare, fatto fare un incidente, adesso stiamo a far finta di nulla, lei mi trova buono. Vabbè, poi arrivano i genitori che, come avete potuto capire dall'introduzione, sono due pazzi psicopatici. Nonostante il dottore dica: ma guardi, forse è meglio che resti un po' in osservazione, così, cioè, ha appena avuto un trauma, si è dimenticata gli ultimi 3 anni della sua vita. No, loro dicono: no, 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 la dobbiamo portare a casa perché gli esami sono alle porte. Scusa. Oltretutto, violenza domestica in ospedale. Sua madre praticamente la prende, la tira giù dal letto, la lancia dall'altra parte della stanza e sta poveraccia che ha appena avuto un incidente, le costole incrinate, commozione cerebrale, va in bagno e sbocca l'anima. La madre dice una cosa assurda: domani andrai a scuola e dovrai per forza essere carina con tutti. Come al solito, Easton dà grande prova di assomigliare più a una scimmia che a un essere umano, perché dice: ok, non è che Art proprio mi appartenga. Sì che è così, cazzo, va bene, ok, la considero mia e non voglio che Kyle Hudson e il suo collo inesistente le si avvicinano. E qui ho immaginato Kyle Hudson come Maurizio Costanzo, così. Ma sera. Quindi d'ora in poi lui sarà Maurizio Costanzo. Poi vabbè, cose inutili, altra descrizione. Di East Royal, ovvero Dio ha creato 1 miliardo di uomini, ha plasmato il viso perfetto e l'ha dato a Easton Royal. È ingiusto il modo in cui il ciuffo di capelli scuri gli ricade leggermente sull'occhio destro, facendoti venire voglia di scostarli. È da criminali avere degli occhi tanto blu. I ragazzi castani dovrebbero avere occhi anonimi, innocui, non di un blu penetrante che ti fa pensare agli oceani. Basta sti oceani, ai mari e ai cieli in un bellissimo giorno di sole. Hai il petto ampio e le braccia. Raga, scusate, ho le braccia più scolpite io di Easton Royal. Poi basta, basta, basta. Insomma, sta poveraccia viene mandata a scuola senza che lei sappia minimamente neanche. Insomma, dove si trovi, che materie faccio, cioè, nessuno dice niente, poverina. Oltretutto, cioè, quando fa per tornarsene a casa, si avvicina a una e fa: scusa, dov'è che è la fermata del pullman? E questa le fa: all'Astor non passano i pullman! Cioè, gli spostapoveri, questa gente non li prende. Che schifo, come si è permessa? Poi ci sono momenti di bullismo per sta povera sfigata che ha perso la memoria e in più le alzano pure la gonna a scuola chiedendole quanto vuole per una sbirciatina, ok? E in tutto questo Easton continua a scriverle, convintissimo che lei abbia il telefono, eccetera. Invece no, probabilmente i genitori gliel'hanno fatto sparire malissimo. E la trova in gelateria, tipo, con Bran Mathis, sì, che è uno della squadra di. Che gioco fanno loro? Football? Sì, una roba del genere, vabbè. Quindi Easton, senza neanche chiedere perché lei sia in giro con lui, no, dice: no, che stronza, questa ha appena recuperato la memoria, se ne va in giro con questo qua che ci provava con lei. Vabbè, insomma, Easton non la prende bene, quindi cosa fa? Va da Sawyer in ospedale. Oltretutto, il padre gli aveva detto: sto via una settimana, fai tu l'adulto della famiglia. Lui cosa fa? No, no, senti, che giornata di merda, prendiamo l'alcol perché non reggo sta giornata. Quindi si sbronzano in ospedale davanti al fratello in coma, tutto a posto. Oltretutto, lui si porta la vodka nello zaino, tutto regolare, e anche in macchina la riserva. Non si sa mai cosa possa succedere, tipo che tuo fratello vada in coma e tu abbia bisogno di sbronzarti in ospedale. Vabbè, sta di fatto che arriva Ella, e incazzatissima, fa la chiamata a Callum, disperata, drama, drama, drama. Vabbè, e Easton dice questa cosa: Ella, non è questo il momento di attenersi al concetto di obbedienza. Noi ragazzi Royal non rispondiamo a Callum, siamo un mondo a parte, proprio Siamo noi gli unici responsabili di noi stessi e se rimaniamo uniti, allora siamo forti. È solo quando iniziamo a divorarci a vicenda che siamo vulnerabili. Ma nel mentre che lui si ubriaca, cosa succede a casa di Hartley? Dal momento che tanto non si ricorda nulla, le hanno fatto il lavaggio del cervello, se ne sta a casa con i suoi fantastici genitori, questo scenario idilliaco familiare. Vabbè, sta di fatto che la sorella sembra odiarla, tipo, le risponde malissimo, la tratta male, e il padre a cena si incazza un botto e le dice: ah, tu non hai preso le tue pillole? Allora, tipo, la prende, le forza la mascella, le sbatte in gola le pillole, poi che pillole siano, vabbè, sono psicofarmaci, però insomma. Aiuto, che paura! Ma denunciatelo, polizia! Dylan, tra l'altro, dice a Hartley che avrebbe preferito che fosse morta nell'incidente. Cioè, madonna, che peso! Informazioni assolutamente non richieste, ma che vi leggerò come se fossi in un documentario.
Stile di vita etico è un corso per pazzoide della nostra scuola. Le intenzioni saranno state anche buone quando è stato concepito, ma noi studenti dell'Astro siamo in grado di mandare a quel paese qualsiasi cosa. Un ragazzo per poco non ha bruciato la scuola cercando di fumarsi gli abiti 100% canapa del suo compagno. Un'altra studentessa è finita in ospedale dopo aver cercato di vivere su un albero per un mese. Ma che cos'è il barone rampante? Ma il peggiore di tutti è stato Barnaby Pome, appunto, che ha deciso di diventare fruttariano. Dal momento che Easton ha litigato con Ella, con suo padre, con tutti, non può più neanche guidare la macchina, prende un taxi e se ne va nel vecchio appartamento di Hartley, che lui sta affittando, ha comprato cose per arredarlo e se ne sta lì. Ok, va bene. Invece Hartley prende la macchina e il suo cuore la guida verso l'appartamento. Lei non sapeva la strada, non se la ricordava ovviamente, però lei arriva, il suo cuore raggiunge Easton. Vabbè, insomma, scenetta tutta carina in cui loro parlano, lui è quello che sembra più affidabile, quindi lei si fa raccontare le cosine della sua vita. Però ecco, almeno lei rivela che non è una professionista del sesso e ci tiene a sottolineare che i calli sulla mia mano destra ne sono la prova. Vabbè, sa di fatto che limonano a caso, va bene, ci piace e basta, niente di rilevante. Mi sono accorta solo adesso che una delle due era ribaltata, perdonatemi per il disagio arrecato fino ad ora nel video. Vabbè, niente, finalmente si sveglia dal coma anche Sebastian, tranne che è un pochino mutato, un filo diverso, è tipo mega volgare, incattivito, prima era tutto tranquillo, sereno, i gemelli non creavano casini, cioè a parte il fatto che si tenevano in due la ragazza, che tra l'altro li ha mollati entrambi perché erano un peso troppo grosso da sopportare. Bravo, bravo, un applauso a lei, si chiamava Loren, non Laura forse, vabbè, lei che, questa qui, Elle, che molla la gente dopo che hanno un incidente e dopo che uno di due va in coma. Vabbè, è impazzito, vuole solo delle ragazze con cui fare cose e fare il cattivo con tutti. Per farvi capire il livello di disagio, Ella racconta a Easton questa cosa. Quando prima sono entrata nella sua stanza, mi ha chiesto se fossi lì per praticargli del sesso orale. Ha detto che era un mio obbligo di sorella. Poiché pensavo che avesse una qualche forma di amnesia come Hartley, gli ho ricordato che sono la ragazza di suo fratello, ma lui ha risposto che siccome non siamo davvero parenti, potevo andare tranquillamente a letto con lui. Non sta bene sto ragazzo palese. Poi di nuovo emerge la presenza di Maurizio Costanzo, che tipo, lo schifo di questo libro, perché tipo mentre Hartley è in biblioteca a fare ricerche su un computer per cercare di capire un po' chi è lei, se va dei social, eccetera, cioè lui arriva, le prende il polso, le fa anche male, e vabbè, poi si prende la nota. Ok, va bene, però insomma c'è questa presenza inquietante che aleggia per il romanzo, che è sto tizio che la molesta. E a proposito di Sebastian che non sta bene con la testa, può essere dimesso solo se ha il consenso del suo tutore legale, quindi suo padre, o un'altra persona che detenga questo potere. Indovinate chi era il tutore legale dei fratelli Royal? Sì, Steve O'Halloran, che ha ucciso la fidanzata del suo migliore amico Callo, che voleva uccidere sua figlia, e che è ancora in giro a piede libero, non è ancora stato condannato. Cioè, quindi cosa fa Sebastian? Lo chiama, si fanno portare a casa. No. Tra l'altro c'è questa conversazione inquietante che ci riporta a quanto già detto prima, ovvero Steve che dice a Easton: sei tale e quale a tuo padre, vero figliolo? Mi fa l'occhiolino, esce dalla porta, lasciandomi lì raggelato e sconvolto. Odio che mi chiami figliolo. Beh, chissà perché. Lo odio da morire, soprattutto perché sospetta di essere davvero figlio suo. È proprio ciò che ha affermato John Wright, ecco come si chiama il padre di Hartley, John, la sera in cui mi sono presentato a casa sua ubriaco. L'obiettivo di Easton e Hartley in quanto coppietta è di far cercare di capire a Hartley che cosa stesse facendo, cioè cercare di farle recuperare almeno dei pezzi di memoria perduta. Quindi cosa fanno? Vanno da una specie di hacker amico di Easton per cercare di recuperare i messaggi sul suo cellulare. Quindi scopre che si era messa in contatto con una tizia che a quanto pare aveva dato una mazzetta al padre di Hartley per coprire il fatto che suo figlio fosse stato trovato con la droga. Vabbè, nel momento in cui vanno a casa di questa signora, scoprono che in realtà si è suicidata, perché era morto anche il figlio per overdose, quindi insomma, non si sa ancora niente. Ma tornano a casa di Hartley, lei ormai se n'è completamente andata, se l'è fugata, per cercare delle prove a testimonianza delle tangenti che John Wright prende. E se qualcuno ci spara perché sembriamo due ladri in azione, è Easton. La giacca che stai indossando, che è la sua, costa quanto un paio di rate di un mutuo. Non credo che qualcuno possa prenderti per una ladra.
Sei allergica ai vestiti che non hanno un prezzo a quattro cifre? Sì, proprio così. E mi diventa anche più piccolo se li indosso. Vabbè, insomma, chiamano John Wright a fare una telefonata pericolosa e quindi iniziano a registrarla. Lui dice che si occuperà di questa faccenda, ma solo per il compenso di 5 milioni. 5 milioni. Chi mai avrà 5 milioni? Chi mai è sotto processo per omicidio e tentato omicidio in quel di Bayview? Steve Halloran, ovviamente. Il Dream Team procede con il piano. Riferiscono tutto ciò a Callum per farsi aiutare, perché lo scopo di Hartley è chiaramente di portare via Dylan da quella casa, cioè dei genitori, non gli frega niente, e lo capisco anche benissimo. Callum promette di fissare un incontro tra i suoi avvocati e il signor Wright e dice che Dylan verrà sorvegliato da Duran, che è l'autista dei Royal. Ma che cazzo, è pure bodyguard. Proseguono le azioni del Dream Team. Questa volta però è coinvolta anche Ella, dal momento che c'è di mezzo niente poco di meno che suo padre, omicida e pazzo scriteriato. Quindi propone a Hartley, insomma, di fare un agguatello, di andare sul posto nel momento dello scambio del dinero, quindi non affidarsi solamente all'operato di Callum, e di verificare che tutto si svolga come previsto ed eventualmente di scattare qualche foto. Poi, cosa succede di rilevante prima della nottataccia con cui in realtà si conclude l'intero romanzo? Beh, ovviamente i due dovevano consumare, quindi eccoci qui arrivati al fatidico momento, che in realtà non si verifica neanche troppo dopo l'incidente, ma vabbè, comunque. Vi devo leggere questa cosa orribile perché io volevo vomitare da tanto sdolcinata. Art, geme, ist, sospiro. Sentite bene perché veramente io ho i conati ancora adesso. Il significato di soprannomi che ci siamo dati è così sdolcinato che non potremmo mai spiegare ad alta voce, altrimenti li rovineremmo. Ma qui, in questo momento, possiamo pensarli, possiamo spiegarceli a vicenda con il nostro corpo. Lui è il mio sole, il mio calore, la mia stella polare, il mio oriente. Ist. Io sono la sua anima, la sua ragione di vita, il suo amore, il suo cuore. Art. No! Vabbè, poi c'è il momento cazzata post-coito in cui lei inizia a pensare tipo «Oh mio Dio, ma se Sebastian mi odia, questa relazione non si può fare!» Ma, cioè, saranno problemi di Sebastian se ti odia, ha deciso di impazzire e ha deciso che è colpa tua dell'incidente quando era lui che andava veloce. Quindi c'è questa mezza pagina di pippotto in cui lei sclera e poi finisce tutto. Cioè, non è niente di rilevante in realtà, ma insomma. Stacchetto giusto per evidenziare come al solito lo splendore della prosa. Easton ci dice: no, in inverno va in posti in cui c'è la neve perché è presente solo per un breve periodo dell'anno, mentre c'è sempre un luogo caldo da qualche parte nel mondo. A parte che è scritto malissimo, ma chi parla così, in maniera così proprio scritta, non reale. Dopo che loro hanno fatto fichi fichi, praticamente arrivano a scuola tenendosi per mano, comunque tutti avvinghiati l'uno all'altro. E c'è questa scena delirante in cui vedete il classico Royal che deve marcare il territorio e fare il re della scuola. Imbarazzo, imbarazzo, imbarazzo. Praticamente lui guarda tutto il gruppo di studenti e fa: poiché sono un uomo servizievole e generoso, risponderò ad alcune domande a beneficio di tutti voi prima dell'inizio delle lezioni, in modo che una volta dentro possiate concentrarvi sui vostri compiti, invece di trascorrere le ore di scuola e inventarvi delle storie. Già qui? Sì, io e Hartley stiamo insieme. Sì, alla mia famiglia sta bene. Sì, Hartley soffre ancora di amnesia e sì, picchierò a sangue, bravo! Chiunque osi anche solo farle aggrottare le sopracciglia. Oh cielo, qua è grave. Se la farete piangere avrete così tante ossa rotte che servirà un intero carico di acciaio cinese a rimettervi insieme. Che c'entra il carico di acciaio cinese? Ma che cazzo di metafora è? Poi abbiamo di nuovo una meravigliosa scena di bullismo a scuola, giusto perché serve per condire un po' il dramma principale di stronzate adolescenziali e comportamenti altamente gravi. Praticamente Felicity, che ritroviamo solo adesso alla fine del libro, poi alla fine è inutile, fine della trama, sta sfottendo Kyle Hudson. Non so, voleva sedersi al tavolo con le sue amichette, loro lo schifano, gli dicono che è un poraccio, quindi... E in quanto Maurizio e Costanzo si deve allontanare. Vabbè. Come al solito, enfasi sulla ricchezza dei loro capi d'abbigliamento. Lo sai quanto è costata alla madre di Skylar quella giacca? Non è fatta della roba sintetica da due soldi che indossi tu, ma di lana vergine prodotta in un villaggio della Spagna. Minchia! Dovresti riparare circa 1 milione di auto per avere anche solo il diritto di respirare quella lana, perciò fammi il favore.
Vabbè, Hartley girano un po', non è di buon umore quella giornata a scuola e quindi va ad affrontare Felicity. Tra l'altro io non so perché mettano l'accenno le due autrici su dettagli così insignificanti, solo per testimoniare opulenza, ovvero sta per bere un sorso di una bibita in bottiglia fighetta con l'etichetta scritta esclusivamente in francese. Ovviamente beve solo bevande d'importazione, ovviamente. Vabbè. Nonostante sto Kyle abbia detto delle cose orrende e si sia finto suo fidanzato, ovviamente obbligato da Felicity che l'ha pagato, lei prende le sue difese, perché vabbè deve fare la paladina, la ragazza buona, eccetera, vabbè, sta di fatto che le prende una bibita e gliela rovescia sull'uniforme. Felicity non la prende bene, tutta la scuola, oh brava, sì, grande, grande, vabbè, sta di fatto che l'unico che non approva chiaramente è Sebastian che la schifa a morte perché è convinto che sia stata tutta colpa sua, va bene, allora lei esce dalla mensa per cercarlo e si imbatte ovviamente di nuovo in Kyle Hudson che non è molto felice in realtà di quello che ha appena fatto e del suo voler fare la croce rossina. Quello che mi ero prefigurata accadesse era che lui la molestasse perché era da copione. Invece no, succede qualcosa di altrettanto grave, che comunque fa schifo, ovvero la picchia. Cioè, la piglia, la sbatte contro l'armadietto, poi le tira un cazzotto nello stomaco, cioè un tipo che sarà grosso il doppio di lei, minimo, e poi la riempie di calci mentre lei è per terra. Arriva Easton, ovviamente, che lo sfascia di mazzate. Qui un po' di gioia ti sorge per certi personaggi, insomma, perché se fai schifo. Tra l'altro, i commenti di Hartley, che giace insanguinata, mezzo incosciente, vengo attanagliata dalla paura che Easton gli abbia procurato qualche danno irreparabile. È già capitato che degli studenti siano finiti in prigione per aver aggredito dei loro compagni. Io vi voglio ricordare quando, nella saga di Ella, chi che era? Era Jordan Carrington, vabbè, l'altra stronzetta di turno, aveva preso una tipa che le stava sulle palle, l'aveva spogliata con le sue amichette, lasciandola in biancheria intima e l'aveva appesa con lo scotch al muro della scuola. Ricordiamoci certe cose, io non dimentico. Il preside, come al solito, inutile, perché non sospende nessuno, non chiama nessun genitore. Cioè, praticamente Easton gli fa, zio, sta scuola la paga mio padre, quindi vabbè. E arriviamo finalmente alla conclusione, con la fatidica sera, in cui Ella, Easton e Hartley, vestiti tipo da ladri della banda Bassotti, tutti di nero, col cappellino nero, mi ha spezzato stasera, raggiungono il luogo dello scambio, nascondono tra le frasche tutti cauti, bla bla bla, ovviamente Hartley è ancora mezza distrutta dal pestaggio, e succederà qualcosa, e ci sono Callum e John Wright che si incontrano, praticamente Steve O'Halloran nella sua tamarraggine ignorante arriva, apre il cofano della macchina e dice, uè zii, ecco il pagamento, 5 milioni in lingotti d'oro. Poi, come previsto, interviene Callum, ma non nella maniera che mi sarei aspettata. In realtà, mentre c'ha due borsoni e fa l'offerta e la controfferta a entrambe le parti. La cosa che trovo assurda è che Callum voglia ancora bene a Steve, nonostante tutto quello che ha fatto, tipo anche scoparsi sua moglie, uccidergli la fidanzata, mettere in pericolo la vita di Ella, che è la sua figlioccia, cioè. Vabbè, gli offre dei soldi per andarsene lontano. Dice: ho capito che non vuoi andare in prigione, quindi Ella non sarà mai tranquilla, serena se tu stai qui. Quindi vattene, ti prego. Io ti voglio bene, ma mi importa più dei miei figli. Discutibile, ma almeno si poteva levare il problema. Gli dice praticamente: vattene, rifatti una vita, ti manderò dei soldi ogni mese, ma devi stare lontano. In cambio, mi devi dare le registrazioni di quanto hai combinato con il simpatico padre di Hartley. Di contro, offre invece a quest'ultimo un anticipo del bonus di 5 milioni che otterrà se deciderà di mandare in carcere Steve. Quindi c'è tipo la gara a chi si piglia per primo i soldi. Attenzione, che cosa succede? Perché ovviamente va tutto in vacca. Il signor Wright si schiarisce la gola. Accetto il denaro. E poi mica scemo, cioè lui prendeva le mazzettine sfigate per coprire overdose di droga di qua e di là, figurati 5 milioni. Però Steve non è d'accordo. Ma col cazzo che lo accetti! Infila la mano nella tasca del cappotto e estrae una pistola. E certo, perché se non c'è la droga, l'alcol e il sesso, c'è una pistola. E si fanno sentire i tre mongoloidi infrattati, e quindi insomma ci finiscono di mezzo anche loro in questo delirio. Easton impazzito piglia ed esce, cioè
La canna della pistola si solleva e io corro fuori dal mio nascondiglio. È una paura viscerale quella che mi spinge ad avanzare. Steve mi ha già portato via mia madre, non mi porterà via anche mio padre. Sì, però se esci anche tu, figliolo, cioè ammazza prima te, ma magari Steve voleva colpire John Wright, tanto ormai ha già ammazzato la gente, non ammazza certo quello che gli vuole dare i soldi per starsene tranquillo alle Bahamas o in Messico. Che cosa succede? Switch si riparte dal punto di vista di Hartley, che sente il colpo e però chi cade? Ovviamente suo padre, e suo padre ci rimane secco perché il vero bersaglio di Steve era questo sfigato, cioè ma chi se lo incula l'altro? Tra l'altro sta povera ragazza sfigata si avvicina al padre che l'ha maltrattata per condividere i suoi ultimi respiri e questo qua le dice mi hai fatto ammazzare. Ma non è ancora arrivato il peggio. Se avessi tenuto la bocca chiusa non sarei conciato così. Oh, avrei dovuto romperti più del polso. Avrei dovuto spingerti con più forza in ospedale. E dice eh sì, quella notte in sala d'aspetto sei inciampata con un po' d'aiuto. Quindi il suo padre psicopatico le ha fatto lo sgambetto e l'ha fatta cadere di faccia per farle perdere la memoria di casualmente, guardate un po', dei 3 anni precedenti con tutto il dramma del padre. Complimenti, signor Wright, lei è un medico, è stato in grado di calcolare la traiettoria, oltre che medico ingegnere, ha calcolato la traiettoria della caduta del colpo che avrebbe dovuto arrecare al suo sistema cerebrale, cioè... Bravo! Poi gli dice le solite cose da deficiente, ovvero io non ho mai voluto avere figli, voi siete solo un fardello inutile, dispendioso, sì, dai, dai, schiappa che è meglio. Beh, nel mentre Steve ha ancora una pistola in mano, adesso fa, vabbè, chi? Ambrava a cicci cocò, ok, Hartley. Quindi a Ella non vuol far male perché è sua figlia, almeno così dice, Easton, no, Callum lo vuole mantenere, quindi chi manca da ammazzare è quella che ha sperduto la memoria. Che dice, basta signor Royal, la prego, ponga fine a tutto questo. Certo, disarmato, fa così e finisce tutto, va bene figliola. Callum, tra l'altro, fa davvero quel che lei dice. Callum entra in azione e corre verso Steve, che arretra di riflesso. Non saprò mai se abbia premuto il grilletto di proposito e o se la sua sia stata una reazione istintiva o una minaccia, ma il colpo parte comunque. Chi si piglia il colpo? Easton, ovviamente. Drama, 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 bordello, tanto Easton non muore, tranquilli. E Steve confessa, non avrei mai sparato a Easton, è mio figlio. Ah, allora abbiamo la confessione. Ma tra l'altro, adesso, da quel che io ricordo, Steve era descritto comunque come biondo, cioè molto simile a Ella come fisionomia. Invece Easton ha tutte le caratteristiche dei Royal, che a sto punto mi viene da credere che sia della madre, non mi ricordo più, cioè i capelli scuri, gli occhi blu, cioè lui è la copia carbone dei suoi fratelli, i suoi 5 fratelli li hanno fatti con lo stampino e poi gli hanno un attimo sistemati col ditino, cazzo di cane, no? A lui hanno sbattuto il dito in testa. Però, cioè, da pa' niente. Callum lo sapeva, ha fatto finta di niente, oltretutto dice Easton non è uguale a lui in tutto per tutto, il mio ragazzo ha un gran cuore, tiene profondamente agli altri, ma le dipendenze, l'avventatezza, la sconsideratezza che non sempre riesce a controllare, gli sbalzi d'umore, li ha presi da testi, ma allora, questo è il carattere che non è che è ereditario, il carattere si forma con la crescita, l'educazione che evidentemente è mancata, i vostri problemi familiari, cioè... Adesso lui fa scaricamarie. Sì, sì, è tuo figlio, però è colpa tua se è uscito storto. E poi c'è il momento drama fraterno tra Steve e Callum. Quest'ultimo gli dice, ti prego, prendi i soldi, prendimi in ostaggio. Eh? Cioè, va bene, ti faremo arrivare lontano da qui, ma lascia in pace i miei figli. E Steve riesce solo a replicare, come abbiamo fatto a ridurci così, Callo? Come ci sono arrivate le nostre vite perfette a questo parco di periferia, a questo borsone pieno di soldi? Dovremmo essere dei re, siamo dei royal. Ok. Non ce la faccio. Poi giustamente dice, ah no vabbè, voi siete dei royal, io sono una persona di merda. Ah, quindi vabbè, gli dice, no, senti, io in prigione non ci posso andare. Quindi fa l'ultima cosa che poteva fare e concludiamo il terzetto degli spari della serata, si punta la pistola in bocca e si ammazza. Tutto è bene quel che finisce bene, Easton subisce un intervento ma tutto a posto, il padre di Hartley viene incriminato, finalmente quella pazza della madre e dell'altra sorella maggiore se ne vanno fuori dalle balle.
Tutto finisce per il meglio, anche Sebastian addirittura arriva a scusarsi con Hartley e addirittura Callo prende sotto la sua custodia Hartley e la sorellina Dylan, le fa vivere a casa sua, tanto ormai casa sua è diventato un centro profughi, altro che gli alberghi per i migranti, cioè tutt'altro livello, raga. È un orfanotrofio, vabbè, e ovviamente gli sistema tipo la dépendance, il garage, quello che è, e hanno un appartamento tutto loro, insomma, bella svolta di vita, ragazze mie. Il libro si conclude con una roba che sinceramente non mi aspettavo, tante gioie in questo romanzo, con un matrimonio, quinto libro della saga, con che matrimonio poteva mai concludersi? Ovviamente con quello di Reed e Ella, che hanno 20 anni, e si sposano, va bene, Easton è il testimone, la vita è bellissima se non fosse che, cioè un'ultima ovviamente nota sana di trash, Dylan, la sorellina di 14 anni, nota bene 14 anni, va dai due gemelli, Sawyer e Sebastian, e dice: «Eh dai, avete tempo 4 anni prima che io ne abbia 18, così ci sposiamo». Lei, mica scema, vuole fare come Lauren prima di lei e pigliarseli entrambi. Perché giustamente non poteva concludersi tutto con un matrimonio folle, ma bisognava aggiungere anche altro delirio. Va bene così, basta raga, ho finito la saga dei Royal. Vi preciso che non è mia intenzione leggere il romanzo 3.5, che è la storia di Gideon e Savannah, cioè almeno per il momento no, perché tanto non è un romanzo della saga principale di Gideon, sinceramente chi se ne è mai fregato qualcosa, cioè io no. Quindi questa avventura è finita, io mi sono anche divertita a leggere questo libro in questi giorni, soprattutto dopo una giornata di studio, non che fosse ovviamente la cosa più bella da leggere, però insomma è stato divertente soprattutto pensando a quando ne avrei parlato con voi. Io spero tantissimo che la recensione vi sia piaciuta, che questo anno di attesa sia valso la pena. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un mi piace, un commentino qua sotto, potete iscrivervi al canale, attivare la magicissima campanella, trovate qua sotto tutti i miei link di affiliazione Ko-fi Amazon e i miei social. Grazie ancora tantissimo per i 5.000 iscritti e tutto il supporto che mi date. Di nuovo, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!